Queste sono le Topo Cyclone 2 e rappresentano, secondo me, una delle migliori scarpe presenti sul mercato per chi volesse correre velocemente. Sono soltanto per il podista amatore che pesa meno di 70 kg, ma comunque sono scarpe col Pegasus, hanno un drop di solo 5 mm, le raccomando al podista amatore voluto, e per capirlo comunque partiamo dalle specifiche. Queste scarpe sono sicuramente le migliori minimal presenti sul mercato nella taglia US 9, pesano 196 grammi, 28 mm nel tallone, 23 mm nell'avampiede. Sono scarpe che si caratterizzano per essere davvero molto pieghevoli e anche molto reattive, non riesco mai a tirarle, ma al tempo stesso non hanno la piastra in carbonio e comunque invece utilizzano una mescola in Pegasus che secondo me è davvero eccezionale. Queste comunque sono le sei cose che mi sono piaciute, le due che avrei cambiato, e soprattutto per chi mi dice come mai pubblico questa recensione così tardi, vai mia coffee o comunque mettetemi un like. La prima cosa che ho amato è sicuramente la tomaia in mesh ingegnerizzato, che è molto traspirante, veramente molto traspirante. Rispetto al modello precedente, questa scarpa ha fatto pace con la soletta e al tempo stesso la tomaia è davvero molto resistente, molto più resistente di quella del modello precedente. Utilizza una linguetta davvero morbida, non così racing, non a soffietto, ma Topo sfrutta la caratteristica di avere dei nastrini nella parte superiore della linguetta stessa, cosa che consente a noi podisti amatori di far sì che la scarpa non si slacci, anche perché i lacci sono normalissimi, ma comunque hanno una struttura premium che appunto consente di tenere ben saldo il piede, anche grazie al fatto che nella parte posteriore la conchiglia è morbida ma non così morbida, e al tempo stesso si piega al suo interno nonostante abbia un discreto supporto nella parte esterna e un'imbottitura laterale che ha il suo perché e che piace a noi podisti amatori. Ho amato poi lo spazio nell'avampiede con il solito comfort garantito anche da questa tomaia traspirante. Secondo me suggerisco di utilizzare comunque lo stesso numero, perché il design è assolutamente ben definito. L'unico aspetto è che il volume della parte superiore è abbastanza limitato, quindi se avete problemi sul collo del piede magari potreste prendere mezzo numero in più, però io di fatto ho sempre preso in casa Topo lo stesso numero delle altre aziende americane. Ho davvero poi apprezzato lo sforzo di Topo, che ha cambiato la mescola utilizzando quella in Pegasus, in questo caso utilizzando proprio addirittura il nome commerciale. Interessante, perché altre aziende magari avrebbero scritto un nome fantasioso, mentre qua è chiaro che questa mescola è davvero molto reattiva. Nell'avampiede ci sono solamente 2,3 cm di altezza dal suolo, mentre 2,8 sono quelle del tallone, e quindi la reattività è data fondamentalmente dal vostro motore, ma credo che correndo 10 km oppure anche fino all'ora di corsa questa scarpa è così reattiva, ma al tempo stesso non vi crea nessun problema, perché come già detto la scarpa stessa è davvero molto molto flessibile, flessibilità che comunque è nella parte dell'avampiede, cosa che appunto favorisce un comportamento in corsa molto molto naturale. A livello di morbidezza poi stiamo parlando di qualcosa davvero molto molto morbido. La scarpa è però assolutamente neutra, ma correndo pure velocemente credo che abbiate una sensazione, che chiaramente dipende anche dal vostro appoggio, di atterraggio sul cuscino, nonostante magari stiate facendo delle ripetute brevi a 3 al chilometro. E questa scarpa non è soltanto reattiva ma anche davvero molto protettiva, data la caratteristica della schiuma stessa. Ho amato poi anche il battistrada, che utilizza una gomma solamente, si badi bene, di 2 mm, che rende il comportamento di questa scarpa molto naturale. Però rispetto ai modelli precedenti, questa suola era già stata aggiunta con le Spectre, è migliorata tantissimo. Ho amato il fatto che la parte di gomma sia stata ricoperta quasi completamente, offrendo però dei fori sia nel posteriore sia nell'avampiede. Questa cosa di fatto garantisce una scarpa sotto i 200 grammi, nonostante, come ho già detto, l'altezza dal suolo sia, almeno nella parte posteriore, di 28 mm. A livello di stabilità poi ho apprezzato il fatto che la scarpa sia relativamente stabile proprio per l'altezza dal suolo. Utilizza
una soletta Ortholite Super Premium nella parte interna, dei fori che garantiscono, cosa davvero apprezzata, sia la gestione ottimale della pioggia sia una traspirabilità molto buona, potreste chiaramente sostituire la soletta con dei plantari personalizzati. In questo caso la suggerisco veramente perché appunto non avrete nessun problema di sorta, visto che senza la soletta stiamo parlando solamente di 185 grammi. Ecco, anche aggiungendo dei plantari personalizzati, questa potrebbe essere una soluzione ideale per chi volesse una scarpa stabile e che comunque vi consente di correre velocemente. Ho amato infine il rocker abbastanza aggressivo che appunto, nonostante la scarpa abbia soltanto un drop 5, vi potrebbe proiettare in avanti e al tempo stesso facilitare una corsa naturale senza di fatto forzarla. Secondo me questa scarpa quindi è adatta a tutti i podistiamatori che pesassero meno di 70 kg, che volessero migliorare la propria biomeccanica di corsa o comunque volessero utilizzarla per fare le andature prima degli allenamenti intensi, oppure anche per ripetute o medie, o perché no, per corse fino alla mezza maratona. Ho apprezzato il fatto che comunque vi mantiene tra virgolette freschi proprio grazie alla mescola utilizzata. Non la suggerisco invece per chi pesa più di 70 kg, perché questa scarpa di fatto potrebbe essere un po' esagerata, anche se fosse esistita 5 anni fa avrei sicuramente corso le maratone con una scarpa di questo tipo, che secondo me piacerà a chi cerca una corsa naturale. Non sono ovviamente tutte rose e fiori, sono secondo me due i problemi di questa scarpa. In primo luogo, forse la durata è inferiore rispetto a quella che si potrebbe avere con una scarpa un po' più robusta. I 196 grammi di peso combinati con una mescola super reattiva, se è vero che la scarpa è destinata a durare almeno 500-600 km, chiaramente la reattività di questo Pebax, almeno dagli studi fatti da chi ne sa più di me, la sensazione è che questa mescola potrebbe scaricarsi, e proprio per il fatto che non ha una piastra in fibra di carbonio forse sarete meno invogliati a utilizzarla, perché la scarpa forse si scarica dopo 500 km. Ovviamente molto dipende anche dal vostro peso e da quanto mangerete durante le vacanze natalizie. L'altro aspetto da sottolineare è che questa scarpa è prettamente una scarpa da strada o da allenamenti in pista, perché nonostante la trazione sia comunque buona, l'ho provata anche con la pioggia e non ho avuto nessun problema, chiaramente correndo in pista bianca potreste notare qualche slittamento, ma ovviamente non è pensata per questo utilizzo, sebbene secondo me ha una costruzione davvero ben pensata e però con una limitazione legata proprio all'utilizzo della scarpa stessa. Della Topo Cyclone in conclusione, ho amato davvero questa mescola in Pebax, che è comunque reattiva, veloce e al tempo stesso vi garantisce, grazie alla costruzione, un contatto al terreno davvero buono. Chiaramente è una soluzione che può andar bene solamente al podista amatore evoluto che o a quello che volesse migliorare la propria biomeccanica di corsa. Mi è piaciuta tantissimo, purtroppo sarà utilizzata solamente da un sottinsieme di persone che guardano questo canale. Comunque voi nel frattempo stay strong, keep running, scarpa promossa, io come al solito vado a dar da mangiare il coniglio e a bere un coffee. Scrivetemi qua sotto quali altre recensioni vorreste vedere. Ciao, alla prossima!